Perfetto, allora Vale, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale, oggi c'è una grandissima della musica italiana. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale, oggi è il compleanno della bellissima e bravissima ragazza del Piper. A Venezia nel 1948 nasceva Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo. Il padre Aldo Strambelli era un motoscafista, mentre la madre Bruna Caporin era una casalinga. Patti Pravo inizia a studiare pianoforte all'età di 10 anni presso il Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello. Nel 1965 inizia ad esibirsi nei locali veneti con il nome di Guy Magenta. Nel 1966, in una serata al Piper, pensate, è stata approcciata nella sala da ballo dal grande Luigi Tenco e invitata al suo tavolo. E in quella serata al tavolo, insieme a Luigi Tenco, c'era Renzo Arbore, Alberico Crocetta e Gianni Boncompagni. Tra di loro iniziò una grande, grande, bella amicizia. L'agente di spettacolo Crocetta la ribattezza Patti Pravo. E nell'autunno del 66 esce il suo primo singolo, Ragazzo Triste, con il testo scritto da Gianni Boncompagni. Pensate, questo brano Ragazzo Triste fu il primo brano pop ad essere inserita in Radio Vaticano, mentre la sua prima comparsa televisiva fu nel programma Scala Reale. Grazie alla sua presenza scenica e alla sua grande grinta, il pubblico non esitò ad amarla. Sulla carta stampata escono dei commenti lusinghieri come «La Repubblica Italiana del Beat ha la sua dea, si chiama Patti Pravo, una bella ragazza, bionda, spigliata, dalla voce un po' rozza, ma molto interessante». Mentre il grande Renato Zero dirà di lei questo «Madonna, non mi piace, meglio Patti Pravo che una sera arrivò al Piper su una Rolls Royce guidata da un nero, con due levrieri al guinzaglio. Salì sul palco e cominciò a cantare Ragazzo Triste. Nessuno di noi l'aveva riconosciuta. Ce ne accorgemmo dopo un quarto d'ora e dissi, Anicò, ma che fai? Scendi giù. Su pressioni della casa discografica, nel 68 pubblica La Bambola, brano che a lei non è mai piaciuto perché la costringeva a immedesimarsi in uno stereotipo di donna completamente dipendente dal suo uomo. Il 45 giri nel maggio raggiunge la prima posizione per 9 settimane, ottenendo un successo planetario, diventando immediatamente il suo marchio di fabbrica, con oltre 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Dubbiosa sull'immagine di lei su cui Crocetta puntava, Patti Pravo rompe il rapporto con il suo manager. Nel 1970 anche per lei arriva il grande palco del Festival di Sanremo. In coppia con Little Tony, con il brano La spada nel cuore. Classificandosi al quinto posto e vincendo il premio giornalistico istituito appunto per lei. Durante un viaggio in Persia si esibisce per 10 giorni all'Hotel Miami di Teheran e in uno spettacolo privato per l'imperatrice Farah Diba. Nell'estate 1973 arriva un altro grande, grande successo, un 45 giri con il brano Pazza idea. Alla fine del 1977 viene richiamata per la terza volta alla RCA, dove riprende quota grazie alla conturbante interpretazione di Pensiero stupendo, scritta da Ivano Fossati e Oscar Prudente. I successi e i grandi successi continuano ancora oggi. E adesso vado ad alcune curiosità. Dichiara: ero la prima vera hippie negli anni 60. Ribelle, irrequieta, assertrice dell'amore libero,
quando ancora una donna veniva giudicata priva di virtù soltanto se fumava in pubblico. Hanno dichiarato questo sui suoi flirt. I suoi non erano flirt, ma massacri. Non ama gli uomini, ma li prosciuga. Durante la carriera, pensate, ha venduto oltre 110 milioni di dischi. È seconda artista femminile dopo la grande Mina. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti e buon di pomeriggio.